Credo sia l'ora di uscire. Credo. Forse ho cambiato idea. Non mi pare. Forse hai cambiato idea? Non cambio mai idee, non ne ho mai, ci mancherebbe altro. Tutto più se ha fame, se ha fame di pure, faccia colazione insieme a me. Non è questo. Quando avrà finito, riprenderemo il discorso di ieri. A proposito... Che cos'è questo ieri? Quando ho finito, me ne vado. Lei saprebbe indicarmi un po' il negoziato di storie. Ma cosa c'entrano le storie? Ma niente, c'è forse bisogno di centri, no? Vede che avevo ragione a non riconoscerla. E lei? Credo. Quando viene, Orsa? Lo sai che non posso sopportare le donne. Se ci tiene così tanto alla contessa Orsa, perché qui lei l'aspettava? Come vede, qui c'è ancora tanta cioccolata, dei panini e anche del miele. Tutto perché lei non sia più un... Come era il mio? Non ricordo. Vedrà, quando avrà mangiato non avrà più quella risposta. Oh no! Dunque, per merito mio, l'imprevisto entra nella sua vita. Qui c'è anche la sua crema. Grazie. Di che cosa? Non so, della crema. Ma vedi come è opportuno. Doveva dire grazie dell'imprevisto. Addio, arrivederci o... Ma l'incontro con Orsa, lei aveva promesso. Mi lascia andare. L'accompagno? No. La precedo, la seguo. No, resti qui, uomo complicato. Non posso. Marcolfo mi aspetta. Quale Marcolfo? Di Marcolfo al mondo ce n'è uno solo, ed è un mio amico. È fortunato lei. Io non ho mai conosciuto nessun Marcolfo. È una lacuna. Mi aspetta al bar dello specchio. Un momento. È uno basso e biondo? Già, però è alto e bruno.
Vi l'associo sempre vestito di blu scuro. Magretto, vestito di grigio chiaro. Come vede, io e lei non c'è alcun modo di intendersi. È intelligente? Un po' stupido. Sono sicura che io e lei e Marco faremo una bellissima compagnia di amici. Signora, la santa manda dire che verrà a mezzogiorno. Ha capito? Sì. Ho un'idea. Lei resti qui. Mi raccomando, non si muova. Vedrai, io faccio presto. Ah, e non metta i piedi sulle poltrone, eh? L'ho ritrovato. Malinconico complicato. Voi siete la cameriera? La prima cameriera. Ve lo domando perché qui non mi ci raccapezzo più. È la signora che è uscita. Chi è? Viene a trovarla e non sa chi è. La signora Dea. Ieri me l'hanno presentata. Cioè, me, a lei. A un te. Un te elegante. La contessa Orsa. Lo so. L'ho vestita io per andarci. Vestito grigio. Sì, bello. Grigio tortora. Mi è piaciuto infinitamente. Tutto un poema di morbidezza. E la signora Dea, dolce, digna, una tortora anche lei. E parlava con una voce piana piana, a note un po' basse, e guardava con certi occhi umidi e diceva sì, sì. Le abbiamo chiesto, Iorsa, un grande favore, e lei ci ha detto subito sì, sì di tutto. Stamattina dovevamo avere la lettera. Già. Voi non sapete di cosa si tratta. Una certa lettera, molto importante. Si era detto di venire qui a scriverla. Ha detto che passava la grossa e gliela dettasse. Capite?